cioè più che il gruppo, la compattezza, ho visto proprio una condizione fisica ottimale da parte loro. Devo dire che poi nel finale siamo con le forze fresche, siamo riusciti ancora fuori e con un pizzico di fortuna potevamo vincerla. Comunque vedo il bicchiere mezzo pieno, perché comunque negli scontri diretti col Teramo siamo in vantaggio. Adesso è chiaro che noi dobbiamo ricominciare a correre a partire dalla domenica, da sabato prossimo a Lucca. Ecco, questo poi è un tema che andremo a vedere, ovvero quelli che dovranno essere gli obiettivi, ma torniamo alla partita. Con l'indisponibilità di Gotti e Pedrelli ha comunque optato per il 3-4-3 lanciando Karkalis. 3-4-3, anche se si poteva pensare che poteva andare a specchio con il 3-5-2 di Vivarini. Ecco, qual è stata l'idea tattica della partita di oggi? No, era quella di poter giocare i nostri tre attaccanti contro i loro tre difensori. L'abbiamo fatto discretamente bene nella prima mezz'ora, quando avevamo la gamba, avevamo le misure giuste. È chiaro che poi via via la partita è scemata, loro non concedono niente, si chiudono molto. E la scelta di Triarico era legata proprio a questa, di avere un giocatore più offensivo in quella zona, che potesse mettere più in difficoltà Scipioni. L'ha fatto bene, è chiaro che anche lui non c'ha i 90 minuti sulle gambe. Peccato, perché ha avuto un'occasione importantissima, ha perso il tempo per poter calciare di prima, che era la possibilità di fare un gol, e per noi probabilmente sarebbe stato il gol della vittoria. Due considerazioni, Zavettieri. La prima su quella che è stata, ne parlavamo con il direttore Di Nicola, l'esclusione eccellente della giornata di oggi, non tanto, dicevo, con Di Nicola dall'11 di partenza, perché ci può stare, per carità, ma quanto proprio dalla scelta di mandare in tribuna. Mi riferisco a Virdis. È successo qualcosa, solo scelta tecnica? No, non è successo niente, una scelta tecnica. Probabilmente mancava la fase di non possesso all'Aquila degli attaccanti in queste ultime trasferte? Sì, nell'atteggiamento mi è piaciuto molto quello che ha avuto sia Pacilli, San Domenico e anche Pozzebon. Noi abbiamo bisogno di questo atteggiamento da parte dei tre attaccanti, senza quello facciamo fatica. Virdis per noi è un giocatore importante, sono sicuro che questo segnale lo rinfrancherà, ritornerà ancora più forte di prima. È chiaro che io ho una rosa ampia di giocatori, io devo pensare all'Aquila, non posso pensare a uno o l'altro giocatore. È chiaro che cercherò di mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio. In questa partita ho preferito portarmi Vella, perché comunque giocando con tre attaccanti ho preferito avere un attaccante esterno più che un attaccante centrale, in quanto avevo scelto Perna da portare in panchina. L'ultima, forse una delle cose più belle dell'Aquila di oggi, aver limitato la coppia gol dei miracoli, Donnarumma, Lapadula, solo a 2-3 iniziative nel secondo tempo. Sì, benissimo nel primo tempo, come ho detto prima, quando avevamo la gamba e la condizione fisica ottimale, i ragazzi hanno fatto molto bene. Sì, il secondo tempo, come ho detto, è stato più un calo fisico, non riuscendo a schermare lì davanti. Loro sono molto bravi a buttarsi negli spazi. Devo dire che una di queste occasioni importanti abbiamo fatto una grande ingenuità, rimanendo fermi su un calcio piazzato. Sono stati bravi, l'hanno imbucato e abbiamo rischiato di prendere gol. Avrei ammazzato i ragazzi sicuramente per un errore così. Io ringrazio il tecnico dell'Aquila, Nunzio Zavettieri. Bene, abbiamo ascoltato anche